Ciao, ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi video spesa. Ho pensato di approfittare stamattina, appunto essendo andata a fare una bella spesona grande, di fare un video spesa, visto che sono video che a me piace guardare e sul canale qui forse soltanto uno ne ho caricato, se non mi sbaglio. E quindi questa mattina così mi è venuto in mente di fare questa tipologia di video. Allora, sono stata al Mercato insieme a mio marito e abbiamo fatto questa mega spesona. Adesso c'è il tavolo della cucina sommerso di roba, l'ho buttata un po' così alla rinfusa, insomma ho cercato di dargli un minimo di senso, ma vabbè non importa. Ma direi cominciamo subito perché ci sono tante cosine da farvi vedere e così non viene come al solito un video super lunghissimo. Allora, parto da questo angolino qua. Qui ho preso un po' di scorta di prodotti Pane degli Angeli. Questo prodotto qua in particolare, Dolce Neve, è la prima volta che lo prendo. L'ho voluto prendere perché tra poco sarà il compleanno delle mie bimbe. Loro fanno il compleanno i primi di gennaio. E mi è venuto in mente di voler provare a fare con loro per divertirci dei cupcake che non ho mai provato a fare, quindi sarà la prima volta, vediamo che disastro verrà fuori. E quindi ho comprato questo prodotto qui, Dolce Neve Pane gli Angeli, pane angeli, non pane degli angeli. Aspettate che lo sposto, se no viene giù tutto. Poi ho preso questo barattolino fantasie di zucchero in cui ci sono appunto tutti questi zuccherini, scusate per i riflessi che fanno, tutti gli zuccherini per decorare poi i cupcake che faremo se verranno fuori. E infatti ho preso anche i pirottini. Quello che non ho è la teglia, quella con i buchetti per infilarci il pirottino, quella lì ancora, insomma, me la procurerò. Poi, sempre appunto, Pane Angeli, ho preso un po' di lievito di birra, lievito per dolci. Ah no, questa non c'entra niente. Vedete, ho buttato. Oh, aspettate che non riesco a prenderla, l'ho finita. Ecco, ho buttato qui la rinfusa, la vediamo dopo. La metto qua nel reparto bagno. Poi andiamo avanti. Comunque, insomma, abbiamo capito un po' di prodotti Pane Angeli, lo zucchero a velo, insomma, per cucinare. Una certosa, magari se la giro, una certosa Galbani Light, le sottilette. Qui mio marito si è comprato un po' di bibite, la limon soda, il chinotto. Questa è una bibita tipo il Red Bull, credo. Ah, è proprio Red Bull, Red Edition, gusto frutti rossi e agrumi. Non lo so se le beve lui, se no, perché a me la Red Bull proprio non piace per niente. Qua c'è una Red Bull normale. E poi si è preso queste due bottiglie che credo sia birra. Sì, birra rossa d'abbazia. Non lo so, io non la conosco, neanche me ne intendo perché io non bevo né birra né Red Bull né niente. Io vado acqua e Coca-Cola al massimo. Poi ho preso i fichi secchi, un barattolo di fagiolini, lì c'è la pancetta dolce, mio marito si è preso le tagliatelle paglia e fieno, ce la faremo a parlare. Questi affari qua, come si chiamano? Non mi viene in mente il nome. Insomma, questi affari qua al brasato, come si chiamano? Ravioli? Non lo so, non mi viene in mente. Poi ritorniamo qua. Ho preso questa scatolina della Golia multivitamine per le bambine. Scusate se traballa tutto, ma ho il telefono in mano. E ho preso passata di frutta sono praticamente, le mie bimbe vanno matte per questi qua, anche se so che non sono il massimo perché sicuramente sono piene di zuccheri, ma vabbè. E mele, frutti tropicali e mela e pera. Poi cosa ho preso? Ecco lì è caduto qualcosa, non importa. Ho preso i pistacchi, ho preso la confettura di fichi e la confettura o marmellata, insomma, di agrumi e zenzero della Riboni di Asiago. Ho preso questo piccolo barattolino di ketchup fatto col pomodorino datterino rosso. Mi ispirava, l'ho voluto provare. Delle merendine, il tonno, i cupcake
cracker della Galbusera con il riso soffiato, i bibanesi, della passata di pomodoro Mutti, una più grande, una bottiglia più grande, una bottiglia più piccola. Poi, qua vi ho fatto vedere tutto, ho preso del burro, ho preso i Cicles. Sì, so che molti di voi diranno Cicles, cosa significa? Qua in Piemonte la gomma da masticare la chiamiamo Cicles. Non chiedetemi perché, ma l'abbiamo sempre chiamata, cioè io l'ho sempre chiamata così anche tutti i miei amici. E poi delle acciughe, le olive snocciolate. Qua ho preso questi due snack della Valsoia alla nocciola, ho preso questi biscotti con sopra il cioccolato dei Loacker e questi qua che anche non avevo mai visto, sono quattro bustine con dentro dei biscottini ripieni al cioccolato. Poi i salamini Beretta, qua c'è il mango essiccato, io amo follemente il mango, lo sapete, cioè se c'è qualcuno che mi segue lo sa che io amo follemente il mango, e anche mia figlia Elena piace tantissimo. Poi mio marito ha voluto provare a prendere questa farina per pane nero, è un preparato diciamo per fare il pane nero e i sette cereali. Vabbè, ho preso i sacchetti qua per il freezer, piccolo e medio, la carta igienica che quella non può mancare, ovviamente. Qua ho preso riso latte alla vaniglia, sinceramente non l'ho mai preso, cioè penso che sia un dolce al riso aromatizzato alla vaniglia, non lo so, mi ispirava, non l'ho mai preso, ho voluto prenderlo per provarlo. Qua c'è un po' di carne, formaggi, un po' di prosciutto della gastronomia, qua un altro pezzo di formaggio, che cos'è? Vediamo, toma piemontese. Poi ho un altro barattolo di passata di pomodoro, però questa è fatta con il pomodoro datterino, insomma. Poi una confezione di pasta Barilla integrale, le farfalle. Ho preso i croccantini per i nostri cagnolini, ho preso questo qua, Chihuahua della Wooly. Poi ho preso due bottiglie di Coca Zero, il sale per la lavastoviglie. Dunque, andiamo qua dietro. Allora, ho preso un ammorbidente della Lenor, il detersivo per la lavastoviglie, un detersivo per multiuso per così per i vetri, per le varie superfici della Selex. Ho preso il vicinette, io solitamente utilizzo il disgorgante, quindi quello verde scuro, ma non c'era e quindi ho dovuto prendere questo. Ho preso un detergente per pavimenti al profumo di rugiada di bosco. Speriamo che sia buono. Delle spugne. Ho preso il detersivo per la lavatrice, stavolta ho preso queste buste qua tipo ricarica, Marsiglia, ho preso un coccolino, un altro sacchetto di croccantini per i nostri cagnetti, questa volta della Purina. Poi per la macchinetta del caffè ho preso il cappuccino e quello lì che c'è lì sotto che non ho mai preso, quindi è per noi una novità, lo assaggeremo, il Cioccocino, sarà un cappuccino con del cacao? Non lo so, lo proveremo. Poi abbiamo preso dei piatti per il camper, questi qua compostabili che possono andare nell'umido. E poi ho preso un sapone mani, alla Marsiglia sempre. Ho preso un balsamo dell'ultra dolce latte di mandorla nutriente. Ho preso anche lo shampoo, eccolo qua, uguale. Ho preso il mio classico solito Dove, quello che uso sempre. La maschera che vi avevo fatto vedere prima, che era in mezzo alle cose pane degli angeli, un Hydra Bomb della Garnier al tè verde. Che effetto dovrebbe avere questa qua? C'è scritto i super idratante e opacizzante. Bene, proveremo. Ho preso una spugna per la doccia. Qua ho preso i dischetti per struccare. Ho preso delle cosine che ci servono poi sul camper. Una lima per le unghie, una tronchesina. Qua
Questa l'ha presa mio marito, una pietra pomice, una, come si chiama qua? Una pinzetta. Poi ho preso due calzini per le bimbe, visto che c'erano, li ho trovati, della Flash Ciocca, caldo cotone. Sono così, uno grigio con dei ricamini rosa e uno rosa con dei pois bianchi. Qua sotto c'è una risma di carta da stampante normalissima, una confezione di mini bottigliette d'acqua che le mie bimbe si portano a scuola. Qua c'è un altro detersivo per la lavastoviglie. Ho preso il brillantante dell'April e ho preso un bagno doccia Neutro Roberts normale, classico. E per ultima cosa, visto che c'era e non l'ho trovato, insomma, e noi non ce l'avevamo, ho preso un dispenser qua per lo scotch, di quelli belli pesanti che insomma non dovrebbero ribaltarsi, cadere, fare i vari disastri. Ovviamente l'ho preso rosa. Va bene, io vi ringrazio per aver visto il video. Questa è stata la mia spesa di oggi. E niente, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo. Ciao!